incontrato in altre realtà. Ecco perché ancora una volta sono qua con voi, credetemi, è faticoso. Sono arrivata soltanto ieri da Bruxelles, faccio la pendolare ormai da Bruxelles, parto il lunedì, ritorno il giovedì o il venerdì, eppure non ho voluto sottrarmi a questi momenti di incontro, a questo in particolare, proprio perché io ritengo che soprattutto guardandosi in faccia e parlandosi direttamente si possono costruire percorsi veri, percorsi impegnativi come quello che noi vogliamo e dobbiamo costruire. Dicevi bene, Carmela, questo è un momento delicatissimo, è un momento in cui purtroppo davanti alle enormi difficoltà che siamo chiamati ad affrontare prevale, e dico prevale perché purtroppo abbiamo sentito le cifre di quello che potrebbe essere l'astensionismo a questa tornata elettorale, prevale lo scoraggiamento. Prevale, permettete una parola forte, prevale lo schifo per le situazioni nelle quali ci troviamo, a doverci confrontare, perché non si può girare la testa dall'altra parte. Non ci si può tirare il naso e far finta che tutto questo non esiste. Abbiamo il dovere di occuparci di tutto questo, abbiamo il dovere di guardare fino in fondo qual è la situazione che stiamo vivendo, a che punto siamo arrivati, e reagire. Perché, credetemi, lo dico proprio in maniera appassionata, con passione, qui nessuno ha il diritto di arrendersi, qui nessuno ha il diritto di dire io non vado a votare. Perché sarebbe l'ennesimo oltraggio a questa terra già tanto oltraggiata. Non si può delegare ad altri, disinteressarsi, dire non sono fatti miei, fai quello che vuoi, fate quello che volete. Lo hanno già fatto troppo quello che volevano. Sono stati lì a fare quello che volevano di questa terra. E noi oggi, decidendo anche con una ragione che io posso comprendere, con un sentimento che io posso comprendere, anche se sicuramente non lo condivido, lasciare che siano altri a scegliere per noi e subire poi quelle scelte, perché chi andrà a votare, quella minoranza assoluta di aventi diritto al voto che andranno a votare, saranno quelli che determineranno il futuro di questa terra. E purtroppo abbiamo alle spalle un passato che ci dice chiaramente come certe scelte hanno determinato la gravità, la situazione gravissima nella quale noi oggi ci troviamo. E dico noi